Beh, volendo in realtà siamo al 24. Volendoci proprio provare per forza, secondo me ce la facciamo, sai? Siamo al 25 ora. Volendoci credere ce la facciamo. Broadcast, possiamo darlo a Scalop. In questo modo multibersaglio, poi utilizziamo Deja Vu ed entrambi utilizziamo multicolpo. Proviamoci, vediamo come va. I due gemelli qui, secondo voi, a che livello saranno? Secondo me al 25. Sembriamo identici, ma non siamo gemelli. Ti chiedo scusa. Malabardo e Lanciolino. Credo che entrambi siano l'evoluzione dello Scudi Errante. Sono tutte e due d'acciaio. E allora ti colpisco col vento per forza. Mentre tu diventi conduttivo. Già, mi spiace, ma sei quello più debole a livello di difesa dei due. Lo so. Vediamo se mi basta per gli attacchi. Karate metallico. Aia, che male. Perfetto, addio Tommy. È ancora vivo? Ok, pensavo ne avesse ancora uno. Ma che palle, basta su di me. Che stronzi che siete tutti oggi. Comunque, Scalop, vai tu. Ok, proviamo la nostra tattica. Multibersaglio. Tu invece vai di carica. Vediamo quanto facciamo. Ok, almeno iniziamo a fare un po' più di danno, dai. Mentre Deja Vu, vediamo se lo fa su entrambi ora. In teoria multibersaglio. È solo per curiosità che vado con colpo adesso, vediamo. Uno e... No, non è come pensavo. Credo che per multibersaglio intenda solo i nemici. Peccato, era una bella tattica la mia. Peccato che non funzioni come pensavo. Perfetto, è andato Thomas. Pensai che per un attimo ho pensato è ancora lì, adesso lo mena col bastone di ferro, proprio lo prende dall'alto. Stank, dritto qua in fronte. Siamo la stessa persona ma da mondi diversi. Per quanto ne sappiamo le nostre vite erano identiche fino al nostro arrivo qui. Beh, anche il vostro arrivo qua è identico allora. Lì c'è un altro succhiaterra o sbaglio? Mi sa che per scalare qua dobbiamo trovare un'altra strada, sai? Ah, sembra un vicolo cieco, bello. Anche se mi chiedo se... Vedi quella scatola blu lassù? Ne ho viste in tutta l'isola, emettono costantemente una forza magnetica attrattiva. Forse da queste parti c'è un mostro con abilità magnetica che fa al caso nostro, dovremmo dare un'occhiata in giro. E effettivamente qualcuno me ne aveva parlato, se non sbaglio. Una donna di metallo, no, non è lei, e poteri magnetici che quindi si trova dalla parte opposta, perfetto. Così otteniamo un nuovo potere. D'accordo, dobbiamo solo trovare il modo per arrivare dall'altra parte. Beh, avevo visto una scatola io. Potrei usarla per passare dall'altra parte, o più semplicemente fare così vai via tu. Dobbiamo arrivare da questa parte del muro. Peccato che Donald Trump ce l'abbia impedito. C'è una persona lì in una casa abbandonata. Ok, lì c'è un interruttore verde. Dobbiamo trovare il modo per salire. Ma è un proiettile. Cosa è successo? È sparato nell'universo. No, come mi ha visto questo, scusami? C'è un campeggio non lontano da qui, ma prima vediamo quanto sei bravo. Ho già dato, scusami. Livello 20. Amante del campeggio. Mi spiace, ma io sono velenoso. Mentre questo è d'acciaio. Lo so. È brutto, eh? Ma come mi hai fatto vedere da là in fondo? Ma che vista c'hai? Non chiedermi dove sono le mie cassette. È una citazione a Pokémon questa. Già, mi spiace. Le tue cassette... Le tengo nello zaino impermeabile, ovviamente. Certo, come no. All'altezza della situazione, ovvero cerca di eludere un avversario saltando sopra la sua testa. Beh, direi che ce l'abbiamo fatta. Come sono salito qua sopra? Come? Addio Falenic. Guarda, onestamente non è stata voluta questa situazione. Però grazie al cielo che è andata esattamente come speravo. Eccoci qua. Shortcut attivato. E qui di nuovo c'è una zona d'aria che ci blocca. Vabbè, non importa, noi abbiamo attivato questa zona qui che è esattamente quella che speravo di attivare. Giusto per curiosità, scusami, adesso vengo a parlarti, No. Ehi, ciao, tutto a posto? Ehi. Occhio dove metti i piedi, rischi di inciampare in tutto questo ciarpame. Che posto è questo? Di solito la gente cade dal cielo o finisce in mare, no? Beh, io no, io sono finito qui con tutta la mia roba. Questo un tempo era il mio appartamento, con qualche muro in più. E com'è successo? Bella domanda. Se non altro, tutti i miei disegni e i miei block notes sono rimasti con me. Sono Felix, piacere di conoscerti. È da un po' che non ti vedo, Felix. Che ci fai qui? Sto cercando una cosa.
quasi tutta questa roba è andata in pezzi quando la stanza è piovuta dal cielo insieme a me, e poi la pioggia ha fatto il resto. Ma qui intorno c'è una cosa che è sicuramente rimasta intatta. Il tuo block notice? Lo sapevo! Che cos'è? Il sigillo non si è rotto, l'acqua non dovrebbe essere entrata. Cosa c'è dentro? Temo sia difficile da spiegare. Passa a casa mia, ad Arbor Town Ovest, ti farò vedere. Passeremo a trovarti allora. E in tutto ciò io ancora non ho trovato il modo per arrivare dall'altra parte. A meno che, aspetta un attimo, se faccio un volo da questa parte forse ci arrivo. Se faccio il giro per lungo forse riusciamo a girare. Che poi io non sono neanche sicuro se stiamo facendo le cose come si dovrebbero, se stiamo andando, esatto, anche fin troppo in là. Come hai fatto a vederli? Ti ho spaventato? Spaventato no, Jackie, però bello lo squartaterrore. Complimenti. E allora beccati questa carica. Bella madonna, quanto sei veloce! Pugnaliamolo allora. È un ladro, voglio dire. Si merita questo ed altro, no? Addio, Jackie. Guata! Ah, sono morta. Devo lavorare su quel balzo. Beh, se vuoi possiamo lavorare invece su questo proiettile. Vieni qua, dai, caricami. Ah, non mi ha caricato, vabbè. Bellissimo! Questo mi sa che è la pre-evoluzione di quello che c'aveva il capo dei Ranger, il Fugiraptor, ed è di fuoco, pensavo fosse d'acciaio, onesto. Bello, lui è proprio bello, cacchio. Lui lo voglio in squadra. Dai, catturato. La parte posteriore del cranio Fugiraptor contiene un vano pieno di polvere da sparo che la creatura può incendiare a piacimento, scagliando il proiettile immagazzinato che tiene nella canna del suo muso. Con il tempo il Fugiraptor hanno imparato ad avere un'ottima mira. E beh, attacco a distanza ovviamente molto veloce. Non l'avrei mai detto, però. E cosa succede se lo schiaccio? Credo nulla, perché li devo schiacciare tutti. Quindi la mia ipotesi di fare il giro lungo è andata a fanculo lo stesso. Ah, ma dove siamo? Quando siamo arrivati qua noi? Siamo sopra! Quindi eccoci! Cavolo, quel tizio tutto nero? Sorry! Scusa, so che è imbarazzante. Non ci conosciamo molto bene, quindi non abbiamo granché di cui parlare. Forse facendolo notare peggioro la situazione. Vabbè, dai. Ci conosceremo meglio, non ti preoccupare. Oh, questo che c'ha da dirci? C'è una nuova diceria, pare che ogni tanto il terreno sotto il parco di Nuova Virral tremi come se stesse passando un grosso veicolo sottoterra. Che cosa ci sarà laggiù? Chi lo sa, vero? Però noi abbiamo la missione di Meredith di portarla al centro commerciale. E questo tizio... Scusami? Era mica un fantasma. Well... Vuoi sapere da dove vengono le tue cassette? Dovrei prima battermi. Perché c'era il punto di domanda? Il caccia tesori. Proviamo il Fugiraptor. Ovviamente l'erba sul fuoco ci dà più potere. Bello, bello. Ok, ci sta, mi piace. E ovviamente ti sei incendiato. Ciao, ciao. Oh, c'è ancora gente. Non me l'aspettavo. Oh, folata. Un attacco di fuoco a segno su un bersaglio tipo aria crea una folata. Arca miseria. Il fuoco sul vento è praticamente regalargli una difesa. Che sfiga. Comunque ci manca poco perché salga di livello il tutto vede. I nastri mangiacassette vengono dal centro commerciale più avanti. È nato solo qualche anno fa. Da allora i Ranger lo hanno saccheggiato per rifornirsi, perciò non rimane molto. Però ho sentito che è infestato. Che ne pensi? Non lo so, ma abbiamo visto uno spirito qua, quindi... boh, tutto può essere a questo punto. Ed eccola qui. Questa dovrebbe essere una cassa elettrica. Qui c'è anche una pedana che probabilmente dovrà attivarsi in qualche modo. Ok, andiamoci a prendere la cassa. Un nastro pieno d'acqua. Scatto non è niente di eccezionale, però va bene, non importa. Vuoi vedere che forse è lui, quello magnetico? L'altra volta mi ha inseguito facendo della roba elettrica. Il lampo piteco. Beh, se non è lui... Ok, non è morto, perfetto. L'acqua conduce l'elettricità aumentando la portata e la distanza degli attacchi tipo fulmine. Ma io non l'ho colpito con l'acqua. L'ho colpito con un colpo normalissimo. Io ti pesto ora. Tu lo registri. 45%. Ce la possiamo fare. Se non colpisce Meredith ce la facciamo. 100% dai. Anche se la colpisce dovremmo farcela lo stesso, vero? Andata. Effetto elettrico. Perfetto. Perfetto, era lui allora. Le teste di metallo dei lampopitechi conducono benissimo l'elettricità e assorbono passivamente le correnti dell'atmosfera. I lampopitechi incalano questa energia in un campo magnetico grazie alla quale si muovono agilmente da terra in aria. Molto veloce.
abbastanza neutrale su tutto il resto. Non sembra granché. Ok, premi R1 per interagire con gli oggetti magnetici. Questa azione consuma vigore. Dobbiamo andare a prendere il bottone che avevamo poco fa, giusto? Ci arrivo almeno? Allora, arrivarci ci arrivo. Ok, perfetto. Ok, bottone. Ok, fa apparire un altro bottone. Se saliamo qui, attiva questa pedana, il che vuol dire che è uno shortcut. Fantastico. Questo invece accende le luci. Esatto. Ci sono tre luci da accendere. Per il momento lasciamolo un attimo qui. Allora, abbiamo tre pedane elettriche, di cui questa che è magnetica. Ok, vieni qua. Perfetto. No. Oh. No, dove è andata? Aiuto. Prendila. No, ridammela. Ah, ho capito. Dovevo usarla io. Ah, si è spostata. Beh, grazie. Mentre questa mi toglie l'acqua. Ok, credo che questa sia la donna di metallo. Il plasma corno, anche l'evoluzione abbiamo trovato. È facile parlare davanti al falò. Niente silenzi imbarazzanti quando non sai più di cosa parlare. Puoi sempre dire che bel fuoco e tutti faranno sì con la testa come se avessi detto qualcosa di molto saggio. Vorrei che accanto a ogni conversazione ci fosse sempre un bel falò. Anche se il rischio di incendi sarebbe elevato, certo. Eh beh, certo. Oh, la madonna che nebbia. Qua c'è un rifugio dei succhiaterra. Dicevo, l'idea attuale diventa: trova un'altra di quelle specie di batterie. Dunque, prendiamoci la batteria che avevamo qui. Ah, beh, certo, posso fare io questa, aspetta. Tac, fatto. Metallo, corrente profonda. Colpisce l'ultimo combattente che ha svolto il suo turno prima di questa mossa, ma anche un mio compagno. Allora, aspetta, proviamo così, in questo modo. Perfetto, non era per nulla quello che dovevamo fare, però ha funzionato. Perfetto, eccoci qua. Diamo un paio di calci alla cassa. Quindi, 1, 2, ecco qua, e 4. Perfetto. No. Copertura veleno e nastro pieno d'acqua. Cambia il tipo nel veleno. Ok, niente di che. Però ora in teoria posso arrivare lì. Se facciamo questa piccola magia ce la dovrei fare. Facciamo esatto così, così e così. Fatto. Partenza casuale. Ha una chance di usare automaticamente un'altra mossa casuale al costo di 0 PA. Bello. Questa può essere utile soprattutto se si staccano una sopra l'altra. Può essere interessante questa, eh. No, dove è scomparso? Speriamo che non fosse indispensabile. Comunque questo dovrebbe essere il centro commerciale. Qui c'è una scatola. C'è qualcosa sopra? Sì, c'è una cesta. Ok, mi sono fatto un attimo il giro un pelo più lungo, ma mi sono portato dietro una cassa. Vediamo, ecco fatto. Ah, non ci arriva, ok, aspetta. Tac, tac. No, non ci arrivo, me ne serve un'altra. Niente, magari ne trovo una qua dentro. Centro commerciale caduto. Devo ammetterlo, sicuramente questo posto era molto più kitsch prima del decadimento strutturale. Lo stile chic post-apocalittico non mi dispiace. Quello lassù sembra un negozio di musica, no? Cerchiamo un modo per arrivarci. Quella cassa qui, posso prenderla? Sì, ok, forse... No, non la posso portare fuori, mannaggia. E lui ha ancora qualcosa da dirmi, ma sei il mio informatore migliore, tu. Mi hanno detto che c'è un mostro che indossa la muta da palombaro che ti dà il potere di nuotare in qualsiasi acqua se lo registri. Ok, interessante. Tu sei il mio uomo migliore per le informazioni. Altre informazioni? Probabilmente non mi crederai, ma ho visto un minuscolo Falenic sulla radura del centro del prato dei ciliegi. Non era solo un cucciolo, era così piccolo che potevo tenerlo in mano. Come credi che sia diventato così? Laggiù sta succedendo qualcosa di strano. Ok, Falenic minuscolo. Dunque, proviamo a mettere... Cos'è successo? Ma me lo potevi dire, ma scusami. Nastro di ghiaccio e limatura di ferro. Questa però è la ferrovia, no? Eh sì, quest'isola ha una rete ferroviaria sotterranea. Credo che questa stazione sia qui da un bel po'. E tu chi sei? Ah, Jaco e Meredith, vi stavo aspettando. L'assistente di stazione. Oh, un conostaccio parlante.
Ah, per favore, non paragonarmi con ostaci senza cervello là fuori. Io sono Magistracio, servitore a contratto dell'infinita Merlinia. Possono i loro treni restare sempre in orario. Dimorare nelle loro sacre sale è un privilegio troppo grande perché riesco a descriverlo. Servire i loro passeggeri è il minimo che posso fare. Il che sarebbe a dire: dimmi dove devi andare, io preparerò il treno al binario A. Molte delle fermate della Merlinia al momento sono inaccessibili. Saranno disponibili una volta che le loro stazioni riapriranno. Puoi attivare i viaggi veloci sulla schermata della mappa ogni volta che sei all'aperto. All'inizio potrai tornare solo al caffè Gramorph, ma ogni stazione che riapri raggiunge una nuova destinazione. In realtà non è proprio vero, perché la mod che sistema un po' il gioco mette anche il viaggio veloce di per sé, però. Bene, che cosa posso fare? Voglio andarmi di nuovo a Viral. Beh, il binario B è quello che usiamo per i viaggi interdimensionali. Tuttavia, le partenze dal binario B sono state annullate per i prossimi 642 anni. La Merlinia mi dice che si tratta di un contagio psichico, o forse una guerra. Sono lieto di informarti che gli arrivi al binario B sono tutti in orario. Il binario B, eh? Avremo presto un arrivo al binario B. L'ospite in arrivo al binario B cerca chi si porta un vuoto dentro. Potrebbe non mostrarsi finché non avrei compreso e sperimentato. Beh, che posso fare? Un vuoto dentro. Ma quindi non posso passare ora. Ehi, cabinati. Quanti fa l'Enic? Ma posso passare? No, non posso passare. Tu però non ti ho mai visto. E neanche il pupazzo. Ok, un gocciolagno e un muschettiere. Madonna mia, che colpo! Bellissima l'animazione. Sembra interessante questo. D'accordo, Meredith. Io lo registro. Tu menalo. Fatto. Facile. Le capacità del gocciolagno di proiettare potenti getti d'acqua pressurizzata e legata direttamente al suo stato emotivo. I gocciolagni si spaventano e si agitano molto facilmente, il che li porta a usare spesso inaspettatamente gli attacchi d'acqua senza volerlo. Ok, attacco a distanza, difese abbastanza buone, velocità normale. Effettivamente un tipo d'acqua ci potrebbe essere utile. E tu invece che cosa sei? Un mascolocco. Martello giocattolo, quindi vuol dire che è di plastica. Ah, beh certo, la plastica sull'elettricità toglie il potere. Dai che è andata, sì, perfetto. Anticamente una sorta di maschera carnevalesca, il mascolocco ora è un più simile a un cadavere ambulante. I mascolocchi caracollano senza meta per le sale abbandonate al centro commerciale caduto, mentre l'imbottitura in poliestere fuoriesce lentamente dai loro corpi. Ok, ok, è molto attacco di mischia, lento, poche difese. Dai, ci manca poco, sia lui che lui, per portarli al quinto livello. Ma anche il GTV manca poco, eh. Dobbiamo trovare il modo per salire di sopra, quindi. Questo posto sarebbe il set ideale per un film. O anche per un gioco tipo RAD. E come saliamo noi di sopra? Vabbè, forse si può risalire da questa parte. Ok, qua... carino questo. Questo sembra bello. E siamo dall'altra parte dove era bloccato prima. Meredith, spostati. Ok, quindi... si apre il passaggio e lui si attiva. Ovvio. Sia mai, no? L'Arkid. Il problema è che non ho neanche i nastri normali. E niente, Meredith, cerca di non ucciderlo, per favore. Ok, mi ha fatto carica, che è la stessa mossa che farò tra poco io a lui. Tra l'altro, o è di alto livello, proprio è già bello boostato, o è già evoluto, perché guarda quanti punti che c'ha. Con multisparo ce la dovrei fare, e tu, ovviamente, proviamo con quello di ceramica, nella speranza di... ma... è come un nastro normale, ora come ora. Ma su di me, ma che palle. Va bene, non importa, meglio. Bravo, bravo, bravissimo. Dai, salimi almeno al 70%. No, 50%. No, che palle. Dobbiamo fare scorta di nastri. Purtroppo ci dovevo pensare quando siamo andati via dal villaggio. Ah, che palle, non su di lei. Ti prego, fatti catturare. Sì, sì, 46%, è andata. Gli Arkid sono stati avvistati per la prima volta in Nuova Viral dopo l'arrivo dal centro commerciale caduto. Sono stati visti correre per le corsie, saltare dalla testa degli altri mostri e in generale fare i teppisti. Oh, minchia quanto è veloce. Attacco di mischia e difese normali. Si può usare, sai? Si potrebbe usare. Dai che manca pochissimo al GTV per evolversi. Cosa sei? È un Dalek fatto di spazzatura, lo voglio! Exterminate! Ti pareva che colpiva me, ti pareva. Ti prego. Sì, andata.
Exterminate! I bidon vasori hanno l'aspetto di esseri verdi tentacolari all'interno di un veicolo da combattimento che ricorda un bidone della spazzatura. Hanno delle braccia sulla parte anteriore, uno spara raggi mortali e l'altro pungola in modo aggressivo. Mi sembra abbastanza familiare. Attacco a distanza con difesa da mischia. Potrebbe essere utile. Dalek. Questo era abbastanza ovvio come nome. Il GATTV sale a livello 5. Usciamo da qui, che così facciamo evolvere il tuo micetto. E di nuovo l'uomo qua dei nostri consigli. Pare che di recente sia comparsa un'antica rovina a Prato dei Ciliegi. Piuttosto strano, eh? Rimasterizzarlo, certo. Attacco da mischia, buone difese. Bello come personaggio, mi piace. Cat 5. Anche se la sua faccia somiglia a uno schermo al plasma, Cat 5 riesce a vedere senza difficoltà. Essendo privo di bocca, si nutre assorbendo l'elettricità statica dell'atmosfera con le sue due code a cavo. Carino, molto bello. Beh, spero che tu sia contenta. Ancora, quanti consigli mi dà quest'uomo? L'ultima volta che ho fatto una passeggiata nei boschi di Estam, 5 succhi a terra mi hanno trascinato nella loro tana prosciugato di ogni forza vitale. Cioè, quella presentazione sulle molte proprietà era una noia assurda. Ok, grazie. Che tra l'altro avevamo già visto quella. Voglio portarmi Arkid e vorrei portarmi anche il Dalek. Il problema è che ho già roba per adesso che stiamo portando avanti. Soprattutto uno e due che gli manca poco per salire di livello. Il fucile Raptor vorrei tenerlo. Però ho bisogno di comprare un po' di nastri ora. Buongiorno. Dunque, adesso che abbiamo fatto alzare questo pezzo, possiamo andare qua dentro. E da questa parte noi sbuchiamo, quindi, dalla parte che prima era chiusa azzurra. Dalla parte azzurra che cosa abbiamo? Com'era diverso quando era pieno di gente? Ma quindi se cado... Ritorniamo qui, perfetto. Però finalmente abbiamo trovato la scala mobile. Oh! Falle elettriche e mascolocco, di nuovo. Bella questa evoluzione. Un personaggio con una bomba esploderà alla fine del suo prossimo turno a meno che la bomba non venga trasferita con un attacco di mischia. E tu ovviamente vai e colpisci qualcun altro. Passagli la bomba. Ecco qua, grazie. Madonna mia che bomba, letteralmente. Dai, ce la dovremmo fare adesso. Vediamo, 70%. Dai, ti prego. Ti prego. Andata. L'intero corpo della falettrica è attraversato da potenti correnti di elettricità. Può esercitare questo potere in modo offensivo ed è in grado di lanciare fulmini devastanti verso i suoi bersagli con battiti di ali. Belle ste stanze tutte vuote. Ok, Electroshock. Questo deve essere lo shortcut. Perfetto. Ora dobbiamo riaprire questa zona qui. Dobbiamo riattivare la corrente. Ecco fatto. E finalmente da qua, Electroshock, saliamo di sopra e possiamo proseguire. Eccolo qua il negozio, peccato che sia chiuso. Ovvio. Vinyl Beat, il posto è questo, entriamo? Non ora, dammi un secondo. Fammi un attimo prima girare, fammi vedere che cosa possiamo trovare. C'è una fusione, però come faccio a passare io? D'accordo, possiamo entrare se non ci fermava qualcuno ora. Vorrei andarmi a riposare, ma ho paura che se usciamo e rientriamo mi devo rifare tutto. Entriamo. Deve essere qui da qualche parte, sono così vicina. Witch House, a grandi lettere rosse. Quella copertina, l'hai trovato? Era anche l'ultimo. Aspetta, qualcosa non torna. Strano ed eterno, non è quello il titolo del disco. E la copertina è leggermente diversa. L'elenco dei brani, non conosco queste canzoni. È la versione di un universo alternativo. Quella che cercavo non c'è. Ah, figurarsi se potevo avere un colpo di fortuna per cambiare. Tipico. Da. Che culo. Ah. Ah, ma che è successo? Jaco, tutto bene? Il disco mi è caduto di mano, lo vedi? Sì, è là. Oltre il binario. E casualmente cosa c'è oltre il binario? Un arcangelo. Ma cos'è quello? E perché l'aspetto così sbagliato? Mi fa male la testa solo guardarlo. Jaco è un arcangelo, non è vero? Lo sapevo, lo sentivo, un senso di vuoto, un buco al posto del cuore mi dà potere, aspiro a consumarlo, tutto. Chi sei? Di chi stai parlando? Quelli come voi potrebbero vivere una vita piena e invece la svendete in cambio di artifici e vuoti simbolici.
Voi scambiate qualcosa di importante con il niente. Il mio castello è colmo di tutto il vuoto che vi lasciate alle spalle. Il tuo castello? Il centro commerciale? Ma sei serio? Effettivamente ho visto il poster di lui. Questo posto è un rudere pieno di immondizia. E il nulla. Sì, è il nulla. E io sono il re del nulla. Su, lasciate che io vi consumi il vostro vuoto. Arca miseria. Arcangelo monarca di nessun dove, re del nulla. È molto... Caped! La cosa migliore qua è spammare sette meraviglie. Ci costa 4 e noi abbiamo 6. Possiamo farcela se arriviamo a 6. Ok, aumentiamo l'attacco di Meredith. Minchia. Ok, sarebbe così facile. Sarebbe così facile arrendersi e morire. No, non era questa la fusione che voleva. Ma io non sono così. Sono stufa di scendere a compromessi. Il cuore di Jake e Meredith suona all'unisono. Tutto 5. Beh, non era quello che volevo. Ma comunque carino. E allora, Meredith, combattiamo assieme. Sette meraviglie. Speravo un po' di più. Chiamata le armi. Quella è una bomba. Quella è una bomba. Bifolco di nessun dove. Ma non sappiamo quanta vita abbia. Vabbè. Kaboom. Ancora? Quanta gente. Porca miseria. Se solo ci fossimo fusi con quell'altro che c'ha déjà vu. Qua mi tocca. È che non so quanta vita abbiano questi. Proviamo a fare risucchio vitale. Non è molto. Non è molto. Ah, che male. Il tipo metalli posso essere sciolti dagli attacchi di fuoco. Che male. Ci tocca curarci per forza. Sette meraviglie. Dobbiamo continuare a puntare agli effetti di stato casuali qua. Confuso. I personaggi confusi possono usare la mossa sbagliata o prendere come bersaglio il personaggio sbagliato. Peccato che non abbia i suoi compagni, perché magari poteva colpirli. Io continuo a spammare. Abbiamo la possibilità di andare di effetti casuali. Dobbiamo sperare che sia esatto. Madonna mia, che culo berserk adesso. Sette meraviglie proprio a spam. Ok, prosciugato, così ci dà anche un pelo di vita. Ogni tot. Ok, dorme, perfetto, status migliore. Lo status migliore che potevamo scegliere. Continua, continua, Meredith, ce la possiamo fare. Madonna, tutti gli status li stiamo buttando. Ha pure sonnambulismo. Ma perché sì, d'altronde. Peccato, avrei voluto finirlo con PAM, le sette meraviglie. Ma ci sto. Incontro ravvicinato. Gli attacchi a distanza del bersaglio diventano attacchi da mischia. Carina questa, è il contrario dell'altro, quello lì di plastica. Muro d'aria e colpo preventivo. Perfetto, quindi sia lui che il serpente. Quinto livello. Ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Ci siamo fusi. Ci siamo fusi. Il tuo vigore è aumentato di 17%, 3 secondi e mezzo. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino s'allungherà alquanto. Vola occidente sulle tue ali, fino a un luogo che anch'io sola conosco. Il resto della canzone non riesce a capirlo. A occidente. Oh, ma guarda che è tornato, l'uomo triangolo. Hai proprio un bel posticino qui. Ma qualcuno col tuo potenziale potrebbe fare di meglio, non credi? E se l'è preso. Non badate a me. E se ne va attraverso la ferrovia. Mi rendo conto che ti ho trascinato fin qui per un motivo davvero sciocco. E per questo motivo sciocco siamo quasi morti. Non eri obbligato a farlo. Grazie mille. Sai, per oggi ne ho abbastanza di posti abbandonati e pericoli mortali. Forza, torniamo in città e ascoltiamo questo disco. A proposito di disco, perché non è partito il vocale della musica prima? Quindi, tutta la faccenda della fusione, credo che dovremmo parlarne, no?
È stato pazzesco, eh? Beh, qualcosa. Le nostre menti si fondono, io non sono più io. Dopo riesco a ricordarlo, ma non mi sembra una cosa che ho davvero vissuto. È come ripensare a un sogno. Forse i nostri cervelli non sono attrezzati a elaborare un'esperienza simile. Ti eri mai fuso con qualcuno prima d'ora? Non è un problema, eh. Volevo solo sapere se era la tua prima volta. No, mi sono espressa male. Dimentica quello che ho detto. Piccolina, volevo chiederti, come fai a essere così sicuro di avere un modo per tornare a casa? Ho avuto una visione. Credo proprio che dovrai raccontarmi tutti i dettagli, sai? E gli raccontiamo tutto. Oh, pazzesco. Ok, manterrò la mia promessa. Tu mi hai aiutato a trovare il disco, io ti aiuterò a trovare una via d'uscita da nuova Viral. Oh, mi stavo quasi dimenticando del disco. Niente male. Cioè, non è lo stesso disco che avevo, ma suona abbastanza familiare. Da adolescente ero sempre triste e pessima nelle interazioni sociali. Quando andai al college volevo davvero cambiare. Quel disco diventò la colonna sonora del mio tentativo di cambiamento. Io lo ascoltavo sempre, ma non cambiai granché. Strinsi qualche amicizia, sì, ma niente di duraturo. So che il problema sono io, ma voglio continuare a provare. Forse è quello che intendeva l'arcangelo. Forse ho passato troppo tempo a distrarmi con le cose inutili anziché provare a vivere sul serio. Ma anche se non abbiamo trovato esattamente quello che cercavo, sono contenta del risultato. Non dovevi rischiare la tua vita per aiutarmi. A Nuova Viral quasi tutto fa schifo, ma tu non sei niente male. Oh, missione completata, tutto ciò che ho voluto. Ora la fusione è disponibile nelle battaglie normali quando sei insieme a Meredith. Le fusioni che formi hanno il 5% di forza. Quindi, che cos'è successo con quel tizio con la testa da triangolo? Ha teletrasportato l'arcangelo? Non so cosa pensare. Comunque hai detto che stai seguendo una pista misteriosa. Qual è? Vola occidenti sulle tue ali fino al luogo che anch'io sola conosco. Non è una gran pista. Mi dispiace, bello. Immagino sia meglio tornare a esplorare. Non hai sentito le dicerie su quello che sta accadendo sul Colle Autunno? Sarebbe bello controllare. Colle Autunno, che è nella stessa zona dello scatto bruciante. Prossima meta, allora. Oh, strano, non hai nulla da dirmi tu sto giro.